Benvenuti al 53esimo, se non erro, incontro della Scontrosa Grazia. Come dicevo poc'anzi a Franco e a Sandro nella tradizionale riunione pre-evento, per noi è un grandissimo onore, oltre che un piacere avere Franco Buffoni, uno dei personaggi chiave del secondo Novecento, soprattutto per, non solo come poeta, ma anche come traduttore, critico e anche per un'attività che ha portato avanti per diversi anni, quali i quaderni di poesia contemporanea, che hanno aperto dalla fine del Novecento veramente la strada a molti poeti noti che oggi leggiamo, apprezziamo e anche critichiamo. Perché la poesia è anche criticare, è anche cercare di dire no, non sono d'accordo in relazione a questo. Allora, parlare di Franco Buffoni è praticamente impossibile in un'ora e qualcosa, perché c'è una... lui ha esordito nel 1900... No, mi sentite? Perché parlerò più forte. Ha esordito nel mondo del letterario nel 1978, sulla rivista Paragone, presentato da Giovanni Raboni, nel 79 è stata inserita la raccolta Nell'acqua degli occhi, quando eravamo giovanissimi. E da quella volta ovviamente c'è stata una produzione molto molto ricca, molto variegata, perché non è soltanto di poesia che si parla, ma si parla anche di romanzi molto interessanti, di una struttura molto molto particolare. Io ho portato Zanel del 2009, cui volevo leggere dopo e che dovremmo fare velocissimi, e poi non solo, Alessandro aveva già accennato tutto il lavoro sulla teoria e sulla pratica della traduzione con la rivista Il testo a fronte, e poi il lavoro dal 1991, credo, sì, 91, dei quaderni italiani di poesia contemporanea. Ha tradotto delle cose, dei poeti piuttosto tosti, fondamentalmente c'è Keats, ad esempio, che non si fa prendere facilmente, Byron, Coleridge, che ancora peggio, un Wilde, un Scemosini. Se abbiamo tempo dopo, io volevo anche parlare della teoria della traduzione, se ce la facciamo, della teoria della traduzione e anche, una cosa che mi interessa particolarmente, dell'autotraduzione. Se ci sono delle variazioni, dei punti di vista, dei cambi di luce, di atmosfera tra una traduzione di poeti antichi, già morti, di poeti contemporanei, ma anche in un discorso di autotraduzione. Poi c'è, io sto correndo come vi state rendendo conto, volevo accennare anche a questo pad, la pavia archivio digitale, dove sono visibili tutte le opere di Franco Buffoni, perché c'è questo fondo Buffoni che è stato anche integrato nel 2016 ed è consultabile con tutto l'archivio informatico dell'autore, quindi una cosa, un tesoro praticamente in più. Ci sono anche le collaborazioni con il laboratorio Transizioni Arti Poesie della Scuola di Grafica dell'Accademia di Brera, che ha offerto lo spazio per la tua antologia fino al 2012, che è uno delle pietre miliari dell'opera di Franco Buffoni. Io volevo fare un percorso che tenteremo di fare a revue a questo punto, sull'ultimo periodo. Dalle poesie del 2012 c'è stata una grande serie di pubblicazioni. C'è Iucci, che è uscita nel 2014 con premio Viareggio, Castello di Villalta e Fiumicino, un libro grossissimo, densissimo. Poi è uscito O Germania, che è poesia prosa. L'Italian Contemporary Poets è un'antologia che parla dei poeti del decennio precedente. Avrei fatto La fine di Turing nel 2015, altro libro tosto, e poi I poeti di Leto Colle, L'opera teatrale Persone, sempre del 2017, il numero 56 della rivista Testo a fronte, ma come fai? Il numero 13 del Quaderno Italiano di Poesia Contemporanea, un libro intervista nuovissimo che è Come un politico che si apre, e La linea del cielo. A questo punto ti chiedo se cos'è in cantiere. A questo punto, e quante ore ha la tua giornata? Ho 70 anni, io ho compiuto 70 anni tra marzo scorso, quindi il tempo l'ho avuto. E questo tempo l'ho usato molto per la scrittura, ho usato molto in questo senso, quindi
Attualmente ho in cantiere un libro che uscirà in cedola per marzo-aprile, di narrativa, e si intitola Due pub, tre poeti e un desiderio. Uscirà da Marcus in Marcus, appunto, in cedola marzo-aprile, perché quest'anno ricorrono i 50 anni di Stonewall, per cui partì tutto una, un movimento importantissimo che ha portato poi a alcuni raggiungimenti nel mondo occidentale, che io chiamo mondo civile, nel campo dei diritti civili, appunto. E la cosa è iniziata 50 anni fa, nel giugno del 69. E quindi questo libro vuole essere pronto per il cinquantenario di Stonewall. Da cui poi iniziarono i Pride sono vecchi di 50 anni, insomma. E quindi io me lo ricordo perché ero in Inghilterra all'epoca, perché iniziò nel 69 a New York e poi subito nel 70 a Londra. Ed ero là con Mario Mieli, quindi mi ricordo benissimo l'inizio di tutto questo movimento ed essere qui a festeggiarne i 50 anni. Devo farmi un piacere. Beh, direi di sì. Dopo aver festeggiato i 70 anni miei, festeggiare i 50 anni di questo evento, l'anno successivo, insomma. Nonostante invece siano diverse state variazioni, sfumature, nei diversi paesi. È proprio su questo che baso quel libro, che è un libro di narrativa di cui parleremo alla lettura, insomma. Adesso ti hai chiesto che cosa mi capire. Sì, ero molto curioso a questo punto. Poi posso dirti che questo è l'ultimo libro, La linea del cielo, e appunto è uscito ad aprile e contiene 180 poesie. Avevo detto all'editore, questo sarà l'ultimo libro di poesie, ho messo le mani avanti per pensare l'ultimo libro di poesie. Sei proprio sicuro? No, però ne ho scritte 7 nuove dopo. Quindi però non si può dire, ecco, quindi può darsi che questo ritmo che tra 5-8 anni ci sia pronto un nascimento. Vedremo. Allora, il mio percorso voleva fare una lettura passando, incominciando da Zamel, sul discorso della sparizione e dell'insulto a cui si è stati abituati in questi decenni e quindi fondamentalmente anche a nascondersi, fondamentalmente a non esserci, a tentare di mimetizzarsi. Questo comporta delle cose particolari, porta a considerare i rapporti gay molto spesso come anaffettivi, come avventura e basta, quindi è molto difficile di conoscere un discorso possibile di affetto. I danni che questo può creare porta a un discorso di omofobia interiorizzata, quindi al rifiuto totale di sé e dell'affettività. Il passo successivo, sempre correndo come vedi, ti materirò a questo punto, è la comprensione che questo è quello che dicevamo prima e legato a quello che stiamo dicendo adesso, c'è un passaggio che cito nel prossimo libro, tratto dal manifesto del Gay Liberation Front inglese del 1969, quindi 50 anni fa, che dice esplicitamente queste parole. Abbiamo recitato per tanto tempo, siamo attori consumati, adesso potremo cominciare a vivere e sarà un gran bello spettacolo. Ci sono anche due poesie belle su questo. Questo appunto manifesto significa manifesto programmato. Leggerlo a distanza di 50 anni ti dà la dimensione appunto del cammino percorso nel mondo occidentale e questo anno. C'è stato il problema che poi tu anche l'avevi ben evidenziato in Iucci, il discorso che in quel periodo si discuteva, ed è stato sono discussioni a sangue, sulla comprensione che l'omosessualità non è una scelta e quindi arrivare al discorso che come non si sceglie di essere eterosessuali, non si sceglie di essere omosessuali, è sicuramente stato uno scalino in più. Ma
riconoscendo queste cose, che possono essere anche sociali, a volte politiche, si scontra poi facilmente purtroppo sul discorso che bisogna, oltre ad avere il superamento dell'omofobia interiorizzata, bisogna anche superare l'educazione interiorizzata che noi abbiamo ricevuto e che è diventata il quotidiano, cioè le non scelte fondamentalmente. Automaticamente non si fanno delle scelte, non si fanno degli atti, non si dicono delle cose, non perché ormai è razionale, perché è talmente automatico che l'educazione va ripensata completamente, totalmente. C'è un racconto che lo sguardo acceso, in cui tu fondamentalmente mettevi in luce a quello che anche Jucci ti aveva portato al discorso del capire che la vita precedente a Jucci era una vita grigia, calata in questo tipo di coordinate. E Jucci gli aveva dato, è stata una cosa molto bella, molto maieutica, ma reciprocamente maieutica, gli aveva dato questo discorso di variazioni. Jucci aveva 8 anni più di me, sì. E quando io avevo 19 anni, lei aveva 27, per cui lei era già laureata in tedesco, faceva ricerca in campo etnologico, antropologico, e quindi il rapporto non era alla pari, per cui c'è stato questo innamoramento, ma era un innamoramento asimmetrico. Lei stava per sposarsi, tra l'altro doveva sposare uno che poi è diventato senatore della DC. Questo è un bellissimo scoprimento del cinema. Perché poi siamo stati assieme 10 anni, tutti gli anni 70, dopo purtroppo appunto nel 1980 è avuto un cambio di moda. E quindi questa storia è stata una storia che ha permesso a me di capire chi ero veramente. Lei lo aveva capito benissimo all'inizio, e nello stesso tempo quel grigio che tu dici, poi fondamentalmente, se io ho studiato le lingue e le letterature invece che economia, diritto e matematica, sì, lo devo a lei mi fece cambiare facoltà. Questo per dire. Vai anche bene anche lo studio, però è una cosa. Sì, no, io facevo la boccolina, facevo perché era ciò a cui io predestinato dalla famiglia. Poi appunto lei mi fece capire: se ti piace quest'altra cosa, fai quest'altra cosa che ti piace, le filologie, le lingue straniere, le lingue classiche, eccetera. Allora io sono andato a lavorare in quest'altro ambito. E però si era accesa come una lampadina, cioè quello che studiavo prima era appunto la vita col suo grigio, poi ho cominciato ad essere la vita col colore, perché tutt'oggi quando io mi sveglio, accendo il computer, comincio a lavorare, a studiare, sono contento perché faccio quello che davvero mi piace, quindi la vita col colore. E purtroppo però, purtroppo per lei insomma, iniziarono i tradimenti, nel senso che io poi avevo capito che fare l'amore con le donne era una cosa che tutto sommato mi dispiaceva, era la vita, lo suo grigio, ma mi piaceva di più l'uomo, insomma, questo era appunto. E allora il coraggio che lei mi chiede di essere sempre lo stesso e di fare le scelte fino in fondo, si ritorse contro di lei, ovviamente, perché sì, io poi capii che dovevo seguire un'altra strada. Questo si intersecò con la sua malattia. E quindi fu tragica la cosa, perché ci sono come due gradini verso il basso in questa storia. Il secondo gradino è che quando io ho capito questa situazione non poteva continuare, lei si ammalò. Si ammalò e naturalmente negli ultimi 2 anni fece diversi interventi chirurgici, quindi passò in secondo piano tutto il resto, ci fu soltanto l'assistenza e lo stare il più possibile vicino. Poi quando lei morì nell'80 io dovete ricostruire le carnesche alla radice, però avevo capito che cosa dovevo fare veramente. E questo è stato proprio il discorso di rieducarsi completamente. Esattamente, questo è l'importante. E quindi anche questo libro La linea del cielo risente di queste scelte viste con una maturità ben diversa. Assolutamente. Peraltro La linea del cielo è estremamente complessa, cioè ha una
una struttura molto molto ampia, molto sfaccettata, e diciamo che a parer mio, dopo la pacificazione, no, di questo passato complesso e sfaccettato che tu avevi affrontato in Iucci, l'avrei fatto la linea, la fine di Turing, mi pare che sia un discorso proprio di liberazione da Monaldo, tra virgolette, liberazione della figura paterna distruttiva, e ricostruire e riscoprire la parte femminile e quindi anche la madre, la figura di tua madre, che è molto 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 bella, molto dolce, anche se tu in realtà critica, a un certo punto dice che lei non aveva nessun tipo di autocoscienza politica, però vabbè, le mamme sono a volte fatte così. E, però poi, uscito da questa dicotomia di mamma, babbo, vissuto all'interno, a parer mio, la Via del Cielo è un ampliamento enorme, cioè è una sistemazione, una pacificazione di te col tuo io, i tuoi luoghi, la lettura diversa dei tuoi luoghi, un gran tour attraverso la cultura da Milano a Roma, che è molto variegata e molto diversa, con una punta anche nel nord-est, parli anche di Biagio Marini, di Sava, e quindi è un percorso che ci fai fare, che veramente è avventuroso, perché è questo gran tour di Milano-Roma, è questo gioco di omaggio ai maestri, è un tributo implicito a Sereni, Giudici, Erba, Raboni, Bertolucci, Risi, Zanzotto, e ne possiamo mettere altri. C'è un omaggio alle culture diverse, alla fusione, che è privata di incasellamento, no? C'è un discorso che presa di coscienza dei confini regionali, ma anche dei confini nazionali e extra Italia, fondamentalmente. E poi il percorso tuo, dalla storia individuale alla storia collettiva, quindi si parla proprio di Pride e diritti. Quindi a parer mio è veramente alla fine questo libro, tu dici che sarà l'ultimo, che non ti credo, ma è un libro a parer mio di grossa sintesi e di grossa pacificazione. Poi vabbè, tu mi puoi dire sono d'accordo, perché se uno non raggiunge la pacificazione a 70 anni, dici che non la raggiunge più. Poi si reincarna e diventa Buddha, insomma, abbiamo altre chance. La pacificazione era solo forza. Tu dici, ma non so, io credo che non sarò mai pacificato. Poi la linea del cielo, capisci? A parte, a me è venuto questo titolo. Raccontaci questa cosa, è una bellissima storia. Ormai ci sono tre o quattro preti che mi hanno scritto dicendo: sono contento che lei si sia messo al monastero. Perché questo titolo effettivamente è tratto di grande. Il titolo di questo libro doveva essere Codice della Rete, esatto. Completamente diverso. E poi vi spiego perché doveva essere Codice della Rete. Raccontaci questa storia, che è bellissima. Poi Codice Verlaine, la Grazzetti, quando aveva ricevuto il libro, ha detto: libro bellissimo, pubblichiamo senz'altro, eccetera, eccetera, però cambi titolo perché la parola codice è inflazionata dopo il Codice da Vinci. E quindi? Il Codice Verlaine era la parola chiave dello sbarco in Normandia, insomma, quindi a me piaceva molto quel titolo. Però mi hanno costretto a cambiarlo, e quando il libro è già la seconda volta. E quindi ho dovuto trovare un altro titolo, ho pensato alla linea del cielo, perché sono milanese, ma lavoro a Roma da 25 anni, abito a Roma, per cui sono molto spesso sui treni. Sui treni, il logo dei treni a Roma è dalle guglie alle cupole. E quel logo lì a me è sempre piaciuto, dalle guglie alle cupole. E quindi ho detto, bene, allora è il profilo del cielo. Poi, siccome ho già fatto nel 2000, nello specchio, il profilo del rosa, con riferimento sia al Monte Rosa, sia al triangolo rosa, nell'area, eccetera, allora non potevo, a quel punto ero io che non potevo usare la parola profilo un'altra volta, allora non mi importava niente che dovevo usare, ma ero io che non la volevo usare. E allora ho detto, bene, traduciamo alla lettera skyline, e la skyline è la linea del cielo. E questo piace ai preti, insomma. A questo punto. E questa è la pacificazione anche con i preti. La pacificazione anche con i preti.
Comunque, poi dopo codice Vernet, mi dice che pagina era questa? Pagina 182. La leggiamo. Perché io perché volevo fare, no, perché anche qui c'è tutta una storia del perché codice Vernet. Perché l'annuncio in codice dello sbarco in Normandia, trasmesso da Radio Londra alla resistenza francese, consisteva nell'attacco della Chanson d'automne di Paul Verlaine. E l'attacco è il seguente: Les sanglots des violons de l'automne, i singhiozzi lunghi dei violini d'autunno. Ecco, questa espressione mi è sempre parsa quanto di più decadente e insinuante una mente snob potesse concepire per annunciare l'inizio della carneficina liberatoria. E difatti era stato pensato questo codice del Saint-Laurent du Violon de l'Automne da un ufficiale gay inglese, il quale aveva appeso queste centinaia di migliaia di soldati anglo-americani, canadesi, australiani allo sbarco e tutti i maquisard francesi che dovevano fare le azioni di sabotaggio contro i tedeschi in contemporanea, questo è il punto. Fatto sta, per farla breve, che nel giro di poche ore doveva esserci la continuazione della lassa e quindi diventava ancora più languido il verso. Le sanglots des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Quindi i singhiozzi lunghi dei violini d'autunno mi feriscono il cuore d'un monotono languore. Ora pensate a centinaia di migliaia di uomini giovani che sono appesi a questo verso dell'omosessuale Paul Verlaine, scelto da un omosessuale ufficiale britannico, e questa è perfidia allo stato puro. O se volete è superamento, perché decine di migliaia di costoro il giorno dopo sarebbero morti. Quindi pensare che sono rimasti lì attaccati a questo verso, a me è sembrata una cosa, non sapevo con che aggettivo descrivere, cioè perfido o amorevole, non lo sapevo sempre. Poi che cosa succede? Succede che questa gente aspettava la seconda lassa per il giorno dopo per fare la TAP e non arriva. E passa un giorno, passa due, passa tre. Sono dovuto aspettare 3 giorni perché il cattivo tempo induceva i comandi a rimandare l'attacco. Allora io mi sono immaginato che cosa succedeva, perché vuol dire, siccome erano centinaia di migliaia di persone che dovevano sbarcare, vuol dire centinaia di milioni di migliaia di persone in assetto di guerra, che per 3 giorni sono rimasti con la lavanderia, i servizi di cucina, lì appesi a questo verso di Paul Verlaine. Ecco, allora, siccome si parla dell'autunno di Paul Verlaine, io mi sono collegato all'autunno di John Keats, che è quello che io stesso poi ho tradotto, quello con i swallows che si allontanano, la season of mist, dice Keats, la stagione delle brume, delle nebbie, e i swallows, queste rondini che si allontanano. Quindi questo autunno di Paul Verlaine mi si è inserito nell'autunno di John Keats e io pensavo a queste centinaia di migliaia di uomini che stavano per andare a morire legati a questo verso che non arrivava, perché la radio trasmise soltanto 3 giorni dopo finalmente la seconda parte del verso di Verlaine e questi poterono attaccare. Io credo che si potrebbe tirare fuori un film da questa storia, ecco. Non un film sul sbarco in Normandia, perché sono già stati fatti tanti, ma un film su questa psicologia dell'attesa e tutti i maquisard francesi lì che aspettavano la seconda parte del verso. E allora ho scritto questa poesia Codice Verlaine, che adesso è il titolo solo di una sezione e non del libro intero. Non siamo ancora partiti, perché solo nei fumetti Clarabella può saltare lo steccato. Tu, mucca normanna, graffi il muso e il vento tira dritto. Dov'è l'autunno che volevo? L'ultimo con la scala di pietra all'abbazia, in questo giugno di raffiche di pioggia. Dov'è il folco, i suoi swallows,
dove la Season of Mists delle brughiere si estende da tempia a tempia il mio terrazzino di Elsinore, vistendo i panni di un personale bucatino autarchico, niente lavanderia, niente servizi prima dello sbarco. Il costo di tutto questo è molto alto in termini di nervi logorati, alleanze e solidarietà, bassissimo per lo scarso uso di notizie. Porcellana, ceralacca, lapislazzi, voglio partecipare al destino dei popoli nel loro farsi, non alle loro vaste decadenze, mi verrebbe da esclamare pensando all'uso estremo dell'autunno oggi, 4 giugno del 44. Come nato il titolo e questa bellissima poesia così, così densa. Io ho parlato prima dei vari itinerari, no? Il passaggio dall'Italia settentrionale a quella centrale. A me piacerebbe leggere la pagina 16, Nelle bocche del Delta, perché parli di autori e di posti precisi, e è lì che un po' comincia il viaggio. Questa non me l'ha ancora fatta leggere. Dai, io l'ho amata subito. È la prima volta che la leggo, perché ho fatto diverse presentazioni, ma questa poesia qua non me l'ha chiesto nessuno. In effetti è una poesia con molte citazioni e quindi non è adatta alla lettura, però per persone colte sì, nel senso che ricordo quando ero 17enne che io sono cresciuto in una cittadina di provincia tra Milano e il Lago Maggiore che si chiama Gaddarate, che è un centro, oggi è un centro del terziario avanzato verso l'aeroporto di Malpensa, ma aveva tre caratteristiche importanti per me, giovane ancora proprio alla scuola. Aveva un museo d'arte contemporanea, che è il MAGA, col quale tuttora collaboro, e quando questo museo d'arte contemporanea ha compiuto 50 anni nel 2016, ho curato io la mostra di 50 anni. È un cavo con 6.000 opere, Minguzzi, Morandi, eccetera, tutto il 900 italiano, una cosa impressionante, per cui era stato fatto questa mostra, ritmo soprattutto, poesia e pittura. E dicevo, quindi questo museo io l'ho visto nascere, perché quando avevo 18 anni quando venne fondato. Poi c'era la scuola dei Gesuiti, la Louisianum, che io frequentavo come uditore, e ritengo i gesuiti essere stati i miei maestri, e poi lì scrissi la mia tesi di laurea, perché l'ho fatta su Joyce, che era stato allievo dei gesuiti, con quella perfidia, che non so se è perfidia o amorevolezza, comunque io la tesi l'ho fatta nel giardino dei gesuiti, su Joyce. E quindi la biblioteca dei gesuiti, perché Joyce nel Portrait of the Artist as I Am parla molto di filosofia tomistica, è estremamente importante avere una buona biblioteca gesuitica per l'appunto, ed è il luogo dove poi è andato, dove è morto il cardinale Martini, insomma, i gesuiti, la Louisiana di Gallarate. E il terzo posto che per me era importante era il Teatro delle Arti, perché è un teatro che ospitava, sin da quando io ero ragazzino, le maggiori compagnie italiane. Io ho sentito Lorenzo Ricci e Ramani nei sei personaggi di Cerca d'Autore, insomma, vedere attori di quelli, e lì aveva passato tutto il teatro italiano. C'era questa libreria che si chiamava Libreria Caru, dove io mi arrampicavo su in cima di scaffale a cercare libri come un rabdomante, e adesso questo mi fa leggere questa poesia che io pensavo di leggere. Vabbè. Nelle bocche, allora, nelle bocche del Delta, Delta poi è il Delta del Po. Da Caru Libri a Gallarate era la vita vera dei miei anni aggrappati allo scaffale. E quando salivo sulla scalettina, arrivando anche all'ultimo ripiano, trovavo
Herman Hesse, Thomas Mann, Baron Cohen e persino Settembrini, traduttore di Luciano. Il Po intanto infrangeva di Gulliver mira e lineamenti, con la testa alla Zamboni e il corpo a ipotenusa sul Ticino. Il Po era un pazzo che impediva al lamento del tasso di farsi udire e da Ferrara a Venezia la pianura un'unica Gerusalemme, incapace di affrancarsi dalle nevi del rosa nelle bocche del delta. Tu senti un attimo di questa roba, perché va spiegata, nel senso che c'è il lamento del tasso che è un'opera di Baio, dopo nelle note queste cose le spiego. Sì, sì, tu sì, puoi sì. Farmi leggere i libri che hanno bisogno di tutti. Ma non potevo tenermi. Allora, questa è la poesia che non potevo sentire. Questo era il lamento del tasso, perché c'è tutto il riferimento a Byron e alla cosa, insomma, è una cosa da spiegare. Detto in parole povere, io da ragazzino avevo questa immagine di Gulliver sempre presente, e allora per me il Monte Rosa che vedevo dalle finestre di casa, alto 4.800 metri, e la pianura padana che vedevo davanti dall'altra parte erano i due cateti. E allora io, Gulliver, ero l'ipotenusa. Certo. Ma se queste cose non le spieghi, non può capire la poesia. Ero l'ipotenusa, il mio corpo faceva l'ipotenusa. Avevo la testa, la nuca nel ghiacciaio della Zamboni del Monte Rosa. Infetti, Zunsch, Nodel, il Furo, tutte le cime del Monte Rosa, e c'è questo ghiacciaio della Zamboni e io avevo la testa lì. Poi il corpo a ipotenusa finiva con i talloni alla confluenza del Ticino. Il morte di Alessandro, no, questa anche l'ha spiegato. Sì, ma è più breve la spiegazione. È una delle ultime poesie che ho scritto prima dell'uscita del libro. E Alessandro era Alessandro Rizzo era un giornalista milanese che è morto a 39 anni di trombosi polmonare, e i suoi poi hanno donato le corne e anche la pelle che sembrava spionare. E io ricordo l'ultima volta che ci siamo visti, mi stava accompagnando in stazione centrale a Milano, è morto nell'inverno, lo stesso inverno in cui c'è stato a febbraio la notizia di Giulio Regeni, e lui è morto quelle settimane. Noi parlavamo della fine di Giulio Regeni e io non sapevo che sarebbe stata l'ultima volta che avrei visto Regeni, che sarebbe poi morto anche lui. E citavamo Hermann Bloch a proposito della tortura, per cui è una poesia che mi prende moltissimo, anche proprio perché questione di Regeni ancora prima. E parlavamo di Regeni quel giorno, senza sapere che poi sarebbe morto anche lui. Soltanto chi si è trovato davanti alla porta, dietro alla quale viene torturato un uomo, che senza io si avvierà alla morte, sa cosa davvero sia l'assurdità. Dicevo una sera ad Alessandro, che mi accompagnava in centrale, citando Hermann Bloch. Parlavamo della fine di Regeni. Adesso, da lassù, sento quasi il borbottio degli angeli più anziani e bisbigliano più timidi. Ma certi altri alzano la voce, mentre i grandi candelabri e i ceri spostano in excelsis tra virtù e principati. Uscire di vita, se ci sono gli dèi, scriveva Marco Aurelio nei ricordi, non è affatto cosa esecrabile, perché non è possibile che ti vogliano far male. E se non ci sono, o non si curano delle cose umane, a che varrebbe vivere in un mondo senza provvidenza e senza dèi? Io non credo in nessun Dio, Alessandro. Per questo adesso ti so, in quell'isola a nord di Ortigia, chiamata Syria per il sole al tramonto, terra beata dove in tarda età soltanto si muore per la freccia gentile di Apollo in un istante e senza provare dolore. La storia individuale è la storia collettiva.
A me piacerebbe leggere il 17 maggio e le stelle gialle, il triangolo di rosa, che sono stati due momenti importanti. Qui c'è una cosa molto bella su questi diritti civili, che in realtà sono diritti umani, è a pagina 122. Ed è su questo discorso di sentirsi in qualche modo non più diverso, no? Né ammalato né pazzo, come fondamentalmente si veniva fino a 1990. Sì, certo. Come pensate il pardon reale a Turing è arrivato pochi anni fa, no? Nel 2009 è stato quello da Gordon Brown, mi pare che poi anni dopo, quindi pochi anni fa fondamentalmente, quindi in realtà un'intera vita di negazione, se basta la negazione, so, con Turing non è stata una negazione. Allora, il nuovo percorso che mi sta facendo fare ha fatto un lavoro enorme, io lo ringrazio, sta facendo uno sforzo di sintesi notevolissimo e io sono molto grato di questa attenzione. Allora, c'è una sezione del libro che si chiama Rivendicative. Adesso non sto naturalmente a dire le poesie che cosa comprendono, eccetera. Le due poesie che lui vorrebbe farmi leggere adesso sono precedute da queste poche righe, che sono le righe del cosiddetto coming out. Mio sussulto, mia ex segreta malattia, mio stato chiuso nella vacuità di sguardi obliqui, mia pazienza in mancanza di meglio, mia esuberante rinascita come una dichiarazione al mondo. Stelle gialle e triangoli rosa, il titolo suggerito, si riferisce ovviamente alle casacche nei lager. Io avevo partecipato a un 27 gennaio, che sapete è il giorno della memoria, a una cerimonia in Campidoglio, a Roma, alla Protomoteca del Campidoglio, e stavo rientrando dopo quella cerimonia pensando a ciò che aveva detto il figlio di uno dei deportati. Aveva detto la prossima volta, il giorno della memoria sta a significare, due punti, aperte virgolette, la prossima volta che verrete a prenderci non ci troverete inerti. Questa frase mi rozzava la testa mentre rientravo a casa mia quella sera e ho detto, ma questa cosa, che cosa sono, visto che abbiamo parlato prima di Pride, che cosa sono i Pride, infine, se non la stessa cosa? I Pride sono un grido che una comunità lancia con un popolo dicendo, appunto, la prossima volta che verrete a prenderci non ci troverete inerti. Quindi io dicevo, devo trovare versi in modo sintetico per coniugare stelle gialle e triangoli rosa. Questo venendo da un altro ragionamento, che è quello del 17 maggio. Ecco, il 17 maggio, ecco, il 17 maggio oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia, ormai sono diversi anni, nei paesi civili viene menzionata dai capi di Stato, dai capi di governo, eccetera. Noi siamo ancora lì perché non siamo ancora, siamo sul crinale. E io ho voluto sottolineare questo fatto perché il 17 maggio del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha depennato l'omosessualità nell'elenco delle malattie. Quindi, dal 17 maggio del 1990. Su input dell'Associazione Americana di Psichiatria, che già da due decenni aveva depennato dall'elenco delle malattie. Quindi l'Associazione Americana di Psichiatria, Stati Uniti d'America, ricercatori americani, avevano fatto questo testo, prima parte del testo, l'ho scritto durante la presidenza Obama. Il 17 maggio 1990 avevo 42 anni. Quando? Nella nazione più avanzata del mondo, si incominciò a poter dire e scrivere che non ero né ammalato né pazzo. Da allora sono passati altri 30 anni. E oggi sono convinto quasi anch'io d'essere umano. Evviva lo Stato di diritto
e viva la Costituzione americana. Stelle gialle e Virgoli rosa consegue inevitabilmente, pur se spaventati, scusate, perché hanno un ritmo che se non lo prendo giusto poi mi sbaglio tutto, pur se spaventati dal costo politico della verità, il 27 di gennaio giurarono i sopravvissuti ai loro figli. La prossima volta che verranno a prenderci non ci troveranno inermi. Che cosa sono i Pride, infine, se non il grido modulato di una comunità che desidera far sapere al mondo: la prossima volta che verrete a prenderci non ci troverete inermi? E qui vi dico la poesia di Pride a Roma, perché ci sta a questo punto, quella delle due signore anziane che partecipano a Gay Pride, e la più anziana ha le gambe gonfie, era stanca di camminare, e a un certo punto si ferma sulla panchina. E io vedo queste due donne anziane, che era vicino a Villa Borghese, Piazza di Siena, che stanno per abbracciarsi. E quando io sono entrato in questo giardinetto, che è quello del Museo Canonica, loro si sono distanziati sulla panchina, per pudore, ma si davano un bacio castro con due persone anziane. E a me questa scena mi ha enormemente colpito. Alla sera, poi, dello stesso giorno del Pride a Roma, quando smollò il caldo, passeggiai sino a Campo dei Fiori, pizzeria all'angolo, due al tavolo, seduti di fronte, sfogliavano con il menù, scambiando le sue opinioni, discretamente, lessi una dignità in quel gesto educato al cameriere, una felicità di esserci intensa, stabilita, decisi di avrei pensati sempre, così dritti, sulle sedie, col menù. Confucio con Maometto a San Lorenzo. E San Lorenzo è un quartiere di Roma, tu mi dici la parte di 77. Ecco, allora, questo quartiere di Roma, San Lorenzo, è vicino alla Sapienza, quindi sono molti locali la sera, molto vivace, e il locale che io menziono qui è l'ESC, Escargot, e si fanno anche dei dibattiti culturali. E in questo locale, io ho appena partecipato al dibattito sulla presenza dell'io in poesia. I poeti sanno che da una ventina d'anni c'è una teoria che dice che per uscire dal lirismo occorre abolire l'io. I poeti imparano a scrivere una poesia senza l'io. Io ho fatto un intervento, c'era Teresa, c'era Benazzone, c'era Gilda Policastro, c'era moltissima gente, Massimo Genzi, eccetera. E avevo fatto un intervento e dicevo: ma nel mio libro Il profilo del rosa, l'io lirico è debordante, cinque anni dopo, sempre nello specchio, ho fatto un libro che si intitola Guerra, dove l'io lirico non c'è per niente. Però non è che l'ho fatto per seguire un dettame critico, l'ho fatto semplicemente perché l'argomento che mi dettava dentro mi portava a non usare l'io. Quindi per me, dissi in conclusione, non si tratta di una input esterno, si tratta della tua poetica. La tua poetica in quel momento ti suggerisce come devi fare. Insomma, avevo contestato un po' l'impostazione del pomeriggio in modo accademico, perché era un incontro con questa tonalità. Mentre tornavo a casa, mentre faccio tragitti a piedi, mi metto in poesia, mentre tornavo a casa, però, mi è venuto in mente un mio ex allievo che aveva fatto il dottorato di ricerca, che mi aveva appena raccontato una storia che gli era successa, e questo ragazzo con dottorato di ricerca, tutto pieno di ambizioni, per trovare a lavorare, insegna in terza media un corso per stranieri, cosa nobilissima, per carità, però certamente non è ciò per cui lui ha studiato. E il discorso che mi aveva fatto questo ex allievo con quello che aveva sentito lì mi ha provocato questo Confucio con Maometto in San Lorenzo, cioè la Cina da una parte, il Maghreb dall'altra. O voi, poeti e critici, che all'ESC discutete dell'io in partenza da abolire per uscire dal lirismo, sapete il caso di quell'insegnante giovane, motivato, fresco di dottorato, che in terza media, al corso per stranieri, spiega i pronomi.
e infine chiede: qual è, secondo voi, la differenza tra egli e lui? Sguardi interrogativi tra gli allievi in classe. Età media 20 anni. Consultazione al terzo banco tra il magrebino pizzaiolo e la cinese barista. Ogni giorno in trincea, lavoro e scuola, a produrre un'intesa in romanesco stanco e, senza ironia, solo per necessità di definizione, forse, se discendi, se lui è gay. Il romanesco con la L culturali, perché la cinese barista e il magrebino ufficiale tra loro non parlavano né arabo né cinese, ma parlavano italiano, parlavano romanese. E questa, dopo essersi consultata molto seriamente, risponde alla domanda del giovane professore, dice: abituati a stare in trincea tutto il giorno, bar, periferia, vedono la gente, i giovani, eccetera. Forse dice, e a me mi sembra geniale, questa cosa mi sembra prospettive future immense per la linguistica. E io ricordo una cosa, che c'è stato un boato, uno dei primi corsi a Bologna del Notional Functional, si parlava del 1980, e io non ricordo chi era il sindaco, insomma c'era tutta questa, la creme della British, del British Council. Tutto quanto lui voleva, ha introdotto a tutti i professoroni, e a un certo punto, per fare l'inglese, invece di dire sit down, la trasforma, l'ha sovrapposto al bolognese, e quindi è uscito il moshit bend down. Cioè, è stata una cosa che io ricorderò anche nelle prossime vite. Quindi questo di forse se dice è stata una genialata. No? 30.000 giorni, io appunto ho detto, ho compiuto 70 anni, cioè ho fatto una divisione di continenza, dico, magari vivo altri 10 anni, allora se tu vivi 80 anni, vivi circa 30.000 giorni, no, 360 giorni in un anno, non ti dico che c'è stata moltiplicata. Allora, io mi sono proiettato di più di 10 anni, con la speranza di vivere ancora 10 anni, ho detto, 30.000 giorni totali. Dove li ho passati questi 30.000 giorni? Come li ho passati? Allora, 30.000 sono tanti, non sono tantissimi tutto sommato, no? Li puoi contare. E di quei 30.000 giorni avuti in sorte complessivamente, mi ricordava sì e no 10, di una felicità intensa e stabilita, 20 in attesa, e già pertanto lieti. Gli altri 29.970 li sentiva in divieto di sosta, per dargli ragioni semiclandestine, vuoti di senso e di misura, indelicatamente appoggiati alla predella di una cattedra delle elementari e poi alle medie, alle superiori, università, assistente volontario, ricercatore, associato, ordinario, direttore, in senato, accademico, prorettore, con delega alle relazioni esterne, alle previsioni del tempo. E allora è andata. Incredibile. Pensando ai giorni in cui sei stato davvero felice, consapevole di esserlo, o i giorni, per me sono 10 in tutta la mia vita fino ad oggi, consapevole di essere felice, o i giorni in cui hai atteso, cioè la sera di festa, insomma, dice quello, per me sono 20. Tutti gli altri sono stati in divieto di sosta. Ma penso che questo succeda a tutti, che in realtà questi giorni veramente felici si tesaurizzano, poi anche si dimenticano, fondamentalmente. Ne rimane poco, purtroppo. Rimane il grande grigio, in fondo, se vogliamo. Vabbè, e così dovremmo ricattarci una cosa più. A poi a me è poi piaciuto moltissimo questo dei danni dell'ischemia, perché lo trovo spietata, una pagina 106.
106. Mi va a prendere di quelle cose? Sì. 106. Così non è una lettura banale. Contestualizzate un conto, ma prese così. Allora, sì, ho capito perché tu non vuoi far legge. Però ne leggo due di seguito, così poi leggo 106 e anche 105 di seguito. Ok, va bene. Allora, è quell'odoramento costante, quell'usura a cui sottoponi costantemente la trachea che suggerisce a termine l'impresa, il trasloco negoziato, la tua resa. Su come evitare i danni da ischemia, edema, necrosi, fibrillazioni, ripercussioni, affettosi ed altri effetti collaterali di suicidio cellulare per i 3 etti di muscolo cardiaco, i 5 litri di sangue e il 0,5 chilo di cervello al servizio di qualche miliardo di connessioni neurali ripetitive, per lo più banali. E nel vuotare il mondo, farlo piano, che non resti un goccio sul tappeto. E che la dopo? Geloso, ormai da vecchio, mi muovo con le unghie come un piccolo arpagone tra i miei versi, un pupa voltura, esperto, dannato, capovolto, che scivola abilmente tra le spade di fuoco e di tizzoni ardenti. Un tempo ero solerte quando ci si scambiava la fotina. Ora l'ecoprostatica ti mando, l'ematocrito, la crea, o una riuscita tac-torace con contrasto, il rapporto che si intesse con le nuove entità sconosciute, città straniere, luoghi di vacanza, ormai ho instaurato col mio corpo. Il tuo onore, allora cambio il finale, okay. E ti leggo una poesia che ho dedicato a Montale, si intitola Montale sul Titano, perché accade questo, che Montale a 50 anni vinse il premio di poesia di San Marino, che era di un milione di lire, allora volevo dire circa 30.000 euro di oggi, e Montale aveva un sacco di bisogno di quei soldi perché veniva dalla Seconda Guerra Mondiale, aveva perso il lavoro al BSE perché non era iscritto al PNF, insomma, quindi quel milione lo voleva proprio. Cos'era successo? Che San Marino aveva aperto una casa da gioco e l'Italia non poteva tollerare una casa da gioco a San Marino a 10 minuti da Lino. E allora il ministro dell'interno di allora era Scelba. E Scelba che cosa fece? Fece una chiusura di tutte le strade di accesso a San Marino e affamò San Marino. Quindi San Marino venne presa per fame perché non potevano più arrivare le tratte dalla Romagna né si poteva scendere. Proprio quel giorno c'era la premiazione. Montale arriva e la giuria veniva quasi tutta da Roma, non può salire, ma Montale non si dà, adesso vi leggo la cosa. Montale sul Titano. Fu Scelba, ministro degli interni, a bloccare nell'autunno del 50 ogni accesso stradale a San Marino. Avevano aperto una casa da gioco coi croupier italiani e l'Italia non poteva tollerarlo a 10 minuti da Rimini. Con parte dei denari introitati, le autorità del piccolo Stato indissero anche un premio di poesia. 1 milione di lire al vincitore, che risultò il Montale cinquantenne della prima draft della bufera. Delle 3 copie del datiloscritto, oggi ne resta una in Sala Falqui alla Nazionale, una carta carbone che leggo in anastatica, perché il Montale, con tutta la giuria, il pomeriggio della premiazione, venne bloccato dalla polizia ai piedi del Titano. Ma è un esempio, non si diede per vinto. E a piedi, attraverso i boschi, risalì il fianco scosceso del monte, giungendo inzaccherato all'agoniato finisterre del milione con la giacca strappata.
per quella che rimase la prima ed anche l'ultima edizione del premio di poesia di Sarajevo. E se scrivo è per farti poesia, per impastare la stagione sul tuo viso. Ci si salva e si muore, ognuno a suo modo, ogni giorno, ognuno come può. Hai sentito ridere ed è così poco. Le mani che chiedono stese a cercare, hai camminato nei fiori, sei trascorso tra i prati e sull'erba bagnata, ti sei seduto a parlarmi, a chiedermi stanco chi è che ringrazio. Nessuno che parli, nessuno a stare senza un motivo. Cos'è che hai capito di ieri e di quando vi siete rivisti? Ancora non parli, ancora non provi neanche a tornare. Mi guardo e vi penso, cari. Mentre sono sul ciglio d'onda e vi invidio, voi, merli e corvi che siete di casa, sugli altissimi pini e da lassù vedete, ma questo mare, questo oceano vuoto e vivo, è ancora tutto da pensare. Non posso barattarlo con i vostri venti, le aree alte, le nuvole che respirate. E ci sarà il nullo quando nascerà il nuovo nato. Scapperà fra i monti e le acque, tutti lo sentiremo. Prendiamo le cose, le più interessanti, le più belle, mettiamole nelle scatole, sulle zattere. Ma quali scegliere? E voi? Perché non aiutate e restate lì in disparte, a ballare, a muovere le teste a ritmo? Ci sarà l'urlo e tutti lo sentiremo. Gli oggetti che circondano e confondono in un fumo che ti imbambola e stordisce ogni pensiero. Fare cose, amore mio, fare cose e non fiatare, che l'aria è sempre poca e l'ossigeno poi stimola il cervello. Cadere nel progetto che ci attende di una casa, i giusti spazi, poi gli arredi e qualche attimo tra impegni e quei doveri, quasi fingere il riposo. Non scegliere di nascere e non appartenere a nessun luogo. L'abitudine ci inchioda allo spossessamento, sereni dopo aver annientato ogni ricordo. A mantenere in vita l'attitudine insensata a una robusta disciplina e infine la certezza che il futuro non esiste. Grazie. Con la luce. E con la luce anche il verde si aprì oltre il palmo degli occhi. Camminando per strada c'è il profumo di tutti i profumi mischiati, ma è l'aria che riempie i cortili da prima a gioire. Sa bene che basta il gioco di un bambino a restituirle la voce che merita. E l'hai capito anche tu, adesso che mi fissi dentro il futuro, cercandomi un po' meno fragile. Tra 3 anni, non è poi così presto, vero? Si sale d'improvviso, in mezzo alla curva, più larga del solito. Non c'è alcuna fretta di tornare a casa, subito dietro la collina. Davanti al panorama spengo il motore, per non far rumore. In silenzio prego che non si spenga quella raggio d'amore. C'è l'abisso di una mano di traverso, una schiena che goccia la penina. La finestra inclina una strada di fiato stretto, le scarpe rifiutate, i vestiti sganciati con coraggio. L'affrettarsi della sera in cesti. Ma prenderemo sostegno dal pietrisco che si appoggia al cielo, se già svanisce il prato, e la soglia, e il letto, e già ripretendo tra le braccia. Ti fai strada con un pugno, non nel cuore. Grazie.